Cosa fare a Scilla dopo il castello? Puoi salire in paese prendendo questa scala. Questa scala, diciamo, è un po' lunga, però si deve arrivare là sopra in pratica, che è una bella terrazza panoramica. Su cosa? Su qua, che sì, è vero, è quella che si vedeva dal castello, però visto che sei qua a Scilla ci sale dal paese. Poi c'è pure un'altra statua, pure un'altra statua interessante. E poi puoi andare dove c'è il porto, se vuoi fare qualche foto vicino al mare. E poi si scende nel paese, quello antico. Questa è la parte finale. Eccoci qua, ovviamente puoi salire anche con la macchina, il fatto è una solita per il posteggio, non si capisce qua dove si può posteggiare, che ci sono delle parti in giallo. Qua credo che comunque sia libero il parcheggio. Ecco, guarda che bella piazza, questo bellissimo panorama come al solito. Là c'è una statua che credo sarà di Scilla, ora la vediamo. Vediamo questa statua che cos'è. Voglio starti via a trovare le cari, dai. Ah! Caro Papolia, morita! Infatti Scilla, sicuramente è Scilla, il mostro, quello mitologico che affondava le barche alla setta di Messina. Hanno stato un bello, che stai a cacciare? Quindi, andando con la strada laterale dalla piazza, quella del panoramica di Scilla, è vicino, sarà 50 metri. In pratica qua si deve costeggiare la balconata. Si arriva a questa statua del pescatore con il pesce spada, che è ovviamente simbolo qua della zona dello stretto. Sapete che qua si pesca il pesce spada, infatti i piatti tipici di pesce qua sono con il pesce spada. Ci hanno fatto anche questa statua, quindi. Eccola qua. C'è pure il granchio. Quindi una volta che si è vista la terrazza panoramica, si è visto pure la statua dell'uomo con la pesce spada, si può andare
oppure fate prima una o l'altro. Comunque c'è il paese, quello vecchio di pescatori, e quindi direi di sempre di lasciare la posteggiata la macchina qua in zona, perché in effetti là è quasi impossibile trovare posto, anche perché comunque le strade sono piccole e alcune volte proprio la macchina neppure ci entra, quindi è meglio andare a piedi. Quindi come vedete siamo tornati qua. Questa è la scala, 120 gradini più o meno, e questo è il percorso per scendere alla, a Chianalea, che era il paese quello vecchio dei pescatori. Ecco qua, siamo arrivati. Ecco qua il paesino, paesino, insomma, lo vogliamo chiamare frazione di Scilla. Chianalea. In pratica questa strada è quella che viene da là sopra, e poi si unisce con quella che c'è qua, che la incrociamo, che è quella proprio vecchie scale, è quella che costeggia il mare proprio. E qua infatti, come dicevamo, si incrocia con la strada quella proprio che costeggia il mare. Vedi che bello particolare. Qua c'è pure uno dei pochi, perché non ne ho visto fino ad ora, negozio di souvenir incredibile. Quindi mi raccomando, eventualmente qua a Chianalea, souvenir. Allora, una volta che si arriva qua a Chianalea, potete andare o verso, diciamo, nord, oppure riprendere la strada verso il porto, diciamo. Io sto scegliendo questa qui, così si arriva a porto, si può fare qualche foto proprio lì dove c'è il mare. Bello, bello. Può essere che si vede pure il castello da una visuale diversa. Comunque anche dall'altro lato la strada più, cioè, è così, con queste case antiche, qualche ristorantino, queste viuzze che portano, no, queste non portano a mare, ma no, ci porta di qua sotto. Guarda queste scale, tutti i ristoranti, pizzerie. No, bevi questa.
guarda. Guarda, là c'è il castello. In pratica qua si arriva dove c'è il porto di Scilla con le barche dei pescatori. Come vedete, cioè in teoria si potrebbe camminare con la macchina, in teoria, ma in pratica è insomma impossibile, che ci entrerebbe soltanto la macchina senza lasciare spazio alle persone a piedi. Quindi o si dovrebbe posteggiare, se no qui a porto, se si trova a posto, che come vedi qua è tutto pieno. È carino con queste rocce così. Qua quando c'è la giornata con il sole in mare si vede davvero blu. Il castello è là sopra. Ecco c'è il porto.